nomina. Grazie Presidente. Mi dispiace fare un intervento, diciamo, in dichiarazione di voto su una delibera quasi in replica ad una mia collega, perché è una mia collega in quanto consigliera di questo Consiglio, anche se non fa più parte del gruppo di maggioranza. Però devo sottolineare delle cose. Innanzitutto noi abbiamo visto questa delibera nelle commissioni, prima nella commissione urbanistica, poi nella commissione congiunta con bilancio, l'abbiamo illustrata, abbiamo spiegato qual è la ratio di questa delibera. Devo registrare l'assenza della vicepresidente della commissione urbanistica ad entrambi le sedute di commissione. Probabilmente non avrebbe fatto un intervento di questo genere se fosse stata presente, però questa è una delibera che si ripete normalmente tutti gli anni, quindi chi fa il consigliere da 2 anni e mezzo dovrebbe sapere qual è lo scopo di questa delibera. Non è quella di mandare in attuazione i nuovi piani di zona. Chi mai ha fatto una cosa del genere? Chi lo ha detto? Tutti abbiamo presente la sentenza del TAR su Grotte Celoni, ricordo anche qual è il piano di zona interessato che ha bloccato le densificazioni. In commissione urbanistica abbiamo lavorato su questo tema, abbiamo visto se la sentenza si poteva ripercuotere anche sugli altri piani di zona densificati, abbiamo prodotto atti votati in aula che in tutti i modi stanno cercando di porre freno all'attuazione di piani di zona, soprattutto quelli densificati. Anzi, mi andrò a vedere se in quella seduta d'aula la consigliera Grancio era presente e se ha votato con noi quella mozione, perché anche se adesso non fa più parte di questa maggioranza, come lei stesso ha detto, ne condivide ancora quegli principi che sono stop al consumo di suolo. Quindi noi abbiamo votato un atto in aula e andrò a vedere se quella mozione è stata votata anche da lei. Quindi noi non abbiamo rinnegato sicuramente i nostri principi, non lo facciamo votando questa delibera che, lo spiego, lo ricordo a chi era assente alle commissioni, è solo una fotografia delle aree ancora disponibili all'interno dei piani di zona che possono essere date e concesse a chi ne fa richiesta, a chi ha partecipato al bando. Per non avviare questa procedura bisogna ripianificare, quindi una pianificazione di un piano di zona, di uno strumento urbanistico adottato, approvato, non è che si cancella dall'oggi al domani. Il lavoro noi lo stiamo facendo, lo stiamo portando avanti in commissione. Mi fa piacere se tutte le opposizioni condividono questo lavoro e quando si votano gli atti in aula possono votarli quindi tranquillamente anche loro. E quindi per dire che questa delibera è solo una fotografia di quello che ad oggi è presente nei piani di zona del primo e del secondo PEP e non manda, come qualcuno vuole far intendere, nessun nuovo piano di zona in attuazione. Quindi noi, come sempre abbiamo fatto, voteremo ovviamente a favore di questa delibera e quello che andremo a fare su ogni singolo piano di zona lo faremo con un lavoro continuo di commissione e di aula, come è giusto che sia. Grazie.